E ritorniamo, cavo testa di caso, in diretta dal MEI, Meeting di Etichette Indipendenti di Faenza. Come vedi non sono affatto solo, perché qui di fronte a noi abbiamo trovato, scovato tra virgolette, questa etichetta, la Neverland Records, correggetemi se sbaglio, e che ha con lui, che si è portato questo giullare di corte, no scherzi a parte, uno dei loro, che a tempo perso però canta anche, mi dicono. Canto. Si canta, mentre non si gioca si canta, si può anche giocare, allora, cantando. Vediamo se riesce a fare le due cose contemporaneamente, cioè vediamo, parlare, vediamo, esatto. Vediamo. Quindi io ti faccio l'intervista, poi vediamo se, poi paghi il pegno però. Se... Tornello a cappella. Sai che giorno è... È domenica. Va bene così. Ok, va bene. Bellissimo. È pazzesco, questo potremmo esportare questa cosa in tutto il mondo. Un format nuovo. Scherzi a parte, vi abbiamo scovato, tra virgolette, eravate di fronte a noi, non è che ci voleva tanto. E eravate qui. E tu chi sei, prima cosa? Perché allora, non ci conosciamo. Sono molto contento di essere qua, sì, insieme a voi nella radio Sayuz. Bravo. E vedi che serve il certo, vedi. Siamo per tutto il mondo qua nella radio Sayuz. Mio nome è Tuto, T-U-T-O, Marcondes. Io sono italo-brasiliano, però sto girando in qua da un po' di tempo, già da 5 anni che abito in Italia. Ho cominciato abitando a Perugia, dopo Sardegna, ho abitato anche a Torino e adesso un po' viaggio anche per altri paesi per promuovere la cultura italo-brasiliana, che è un mix che ho battezzato così, brasilianizzando ogni città dove si passa, portando un po' del sole, anche se oggi è una giornata così, il nostro sole, esattamente. Ma sono un artista della Neverland Records e già da un anno che abbiamo la collaborazione insieme a Luca e Amedeo, e tutto è nato infatti dal Festival degli Autori di Sanremo, quando ci siamo conosciuti, perché a me sono stato contento di ricevere il premio degli autori con questo brano che stavo canticchiando adesso, si chiama Domenica, ed era un nostro tentativo di entrare nel giro di Sanremo, essendo un cantante italo-brasiliano, volevo passare questa cosa di che si può fare nella domenica, svegliarsi tardi, mangiare alle 3, innamorati fanno quelle cose, no? Sai quelle cose? Cioè, me l'hanno detto, parlato. Non so se ogni tanto ho sentito dire, poi non so. Però se... diciamo che alcuni giocano a yo-yo, altri fanno altri movimenti. Ah, ecco, sempre più o meno ciondolanti. Sempre quella cosa. Sempre ciondolanti. Allora, quindi tu girovagando, però ti sei imbattuto nella Neverland Records. Esatto. E come stanno andando? Che non potrei mai dire cose. Come stanno andando le cose con l'artista qui? Ma stanno andando bene, perché allora Tuto è stato tra i finalisti del premio Lauzi quest'estate, quindi è tra i 5 finalisti senza del Lauzi, senza Yo-Yo, che è incredibile, ma ci è riuscito. E adesso sarà in finale a Perugia all'Euro Chocolate a ottobre. Bello, bello. E oggi pomeriggio era qui in Piazza del Popolo, sul palco principale, quindi ha presentato 3 dei brani del repertorio inedito. E quindi è stato comunque un momento molto bello. Ha portato comunque un po' di sole veramente in questa giornata. Assolutamente. Adesso stiamo lavorando al suo prossimo album, e quindi uscirà in digitale su CD fisico, e poi stiamo anche pensando a qualcosa di un po' particolare, ma non diamo anticipazioni oggi. Pensiamo a qualcosa di più moderna per esatto. voi che siete del mondo totalmente digitale e magari nel vostro computer non c'è nemmeno il drive CD, perciò seguiteci che ci sono delle novità. Esatto. Pensiamo per Natale, dai. Eh sì. Un buon regalino di Natale, sarà piccolo così. Ma non dico più non niente. Non diciamo altro. Non troppo piccolo, sono un casino. Ok, perfetto. E invece qui chi abbiamo? Chi sei tu? Amedeo Marci, General Manager Neverland Record. Esatto. Senti, lui è finito così. Cioè, adesso buttava il microfono e se ne andava. Cioè, General Manager Neverland Record. Ciao ragazzi, ciao. Ciao, ciao. No, scherzo. No, chi dei due l'ha scovato? Tu o lui, prima cosa? Ok, diciamo si è scovato da solo. Caro direttore artistico. Ah, ok. L'ho trovato, conosciuto attraverso il Festival degli Autori di Sanremo. Sì, mi stavi infatti appunto, raccontando. È stato un momento dove comunque ho scoperto il suo modo di fare musica, e la cosa bella è che la mia riflessione è stata che abbiamo bisogno veramente di sorridere e di ridere, perché comunque storicamente siamo in un momento in cui ci sono tante preoccupazioni, difficili, allora... La sua musica in qualche modo ti distrae dai problemi, dalla preoccupazione,
e credo che anche gli italiani abbiano veramente bisogno di tornare a essere un po' più spensierati e quindi pensare un po' più positivo. E quindi sì, con lui ci stiamo lavorando. Sì. E parlando invece di Neverland Records, a 360 gradi, voi fate cosa fate? Vabbè, che l'etichetta, da quant'è che siete, diciamo, da quando siete partiti, dove volete arrivare, cosa fa, chi siete? L'etichetta è attiva ufficialmente dal 2012, siamo partiti come un team di arrangiatori, autori, e man mano abbiamo costruito una piccola etichetta indipendente che sta compiendo passi sempre più importanti. Abbiamo più o meno una dozzina di artisti su tutto il territorio nazionale, anzi direi internazionale, perché tutto non l'abbiamo detto, ma arriva da Londra. Quindi è stato un viaggio importante e tra l'altro è riuscito ad esibirsi sul palco principale del MEI in Piazza del Popolo. E attualmente abbiamo un po' di dischi all'attivo, altri dischi che stiamo registrando, che sono in fase quindi di produzione. E due giorni fa, no, ieri, ieri è uscito ad esempio il nuovo disco di una nostra band, Funk Hardcore, un nome molto cuccioloso che si chiama Cuccioli Morti. Che bello, cioè, che bello. Cioè, mi sento già meglio, guarda. No, in realtà è tutta una metafora, certamente. Potete trovarlo su tutti i digital stores, Spotify, così come i brani di Tuto e tutti i brani dei nostri artisti. Ok, e diamo un giudizio allora al MEI quest'anno, no? Come sta andando? Al di là della giornata che sappiamo che è molto legata al tempo. No, certo, noi, ecco, una cosa che non abbiamo detto, noi collaboriamo a livello editoriale con materiali musicali, quindi con l'edizione di Giordano. Secondo me è stato, allora, un'edizione positiva, perché rispetto anche alle ultime edizioni che ricordo ci sono stati e ci sono un sacco di eventi in più, quindi a livello diciamo proprio musicale effettivamente è molto folto il anzi bisogna fare le corse per cercare di far star dentro tutti gli artisti che sono arrivati da tutte le parti d'Italia e anche da fuori. E secondo me è positivo il giudizio, il parere. Poi il MEI comunque devo dire che sono 25 anni che cerca di portare avanti il discorso della musica indipendente a 360 gradi ed è un lavoro molto, molto difficile da realizzare, però bello, positivo. Ogni anno diciamo che però vanno sempre un pochino ad aumentare le cose che fanno. Esatto. Lasciatemi qualche contatto, io li sto leggendo chiaramente. Però, questo, sì, lì c'è il nostro sito internet. Piattaforme comunque, no? Sì, sì, noi ecco. Vicino la camera, quella sotto la testa, la cosa, di caso. La cosa diciamo poi vabbè interessante che facciamo è che è anche un balletto, vedi, è bellissimo. Molto tutto, cioè. Adesso prova a parlare e giocare yo-yo e mostrare le cose. No, la cosa diciamo interessante è che al di là del digitale distribuiamo anche nei negozi i nostri prodotti e anche quindi abbiamo diversi negozi con cui collaboriamo ormai da diverso tempo e siamo anche e all'interno di Feltrinelli per la distribuzione. Quindi sì, e poi i negozi comunque anche quelli più piccoli, perché non sono da mai da trascurare, c'è un rapporto diretto che è una cosa, voglio dire, che deve mantenersi perché il rapporto umano è fondamentale. Quindi, hai perfettamente ragione. Quindi niente, insomma, cerchiamo di darci da fare. Vi date da fare, insomma, vi date da fare anche bene, al di là del questo poi lo potete anche far fuori a un certo punto che basta. No, sto scherzando. Adottate anche voi un italo brasiliano. Ha vinto campionati mondiali. No, ma ragazzi, io vi ringrazio. Grazie a voi, grazie. Testa di caso, ricordiamo, prima che perché lui già stacca, quando dico testa di caso lui stacca. Ricordiamo che questa diretta è in diretta, scusate la ripetizione, sia sul Facebook, sia su YouTube, eccetera, quindi potete anche condividerla, commentarla, mandare a quel paese, a fare quello che vi pare. Grazie. Quindi vi ringraziamo ancora della disponibilità, della chiacchierata. Vai, testa di caso, un saluto dal MEI di Faenza, qui da Radio Saius, Neverland Records. Ciao a tutti, buon ascolto, ciao. Un abbraccio a tutti, trovateci facebook.com/tuttomarcondesmusic, grazie. È una minaccia questa. Trovate o vengo con lo yo-yo così. Ciao. Ciao.